Buonasera, una inaugurazione concitata, ci mancava anche l'acqua e così abbiamo colmato il tutto. Niente, il rapporto con Alessandro Antonino e Licia Colò nasce da una conoscenza fatta qualche anno fa. Alessandro è uno splendido artista, di Licia non si può dire altro perché la conoscete tutti. Ha portato l'ultima produzione, le sue pittosculture su ceramica, una mostra splendida che vi invito a vedere. Alcune hanno delle calle meravigliose, parlano della sua Napoli, del Golfo, una cosa meravigliosa, veramente molto belle. E poi, terminata questa mostra, esporrà a Castel dell'Ovo, Napoli, con sindaco e tutti i critici più importanti d'Italia, e speriamo che tornino ancora a Clusone, che non diventi troppo importante. Allora, sto producendo ma sto anche trascorrendo le vacanze perché è una zona bellissima, è una cittadina meravigliosa, la sto scoprendo pian piano, dico per pian piano perché questa è la seconda volta che mi trovo in occasione di una mostra e quindi colgo l'occasione anche per un po' scoprire tutto l'Interland, diciamo tutte le cittadine lungo il lago e Clusone. Questa è una mostra, ho portato tutte ceramiche, quindi si dividono un po' da alcuni che assomigliano un po' a dei mosaici moderni, rivisitati, quindi la mia è un'arte antica con un'immagine moderna e altri invece sono dei puzzle e altre ancora pittosculture, quindi ci sono tre tipologie di opere, tutte però ceramiche. La mostra si intitola Imperfezioni, perché? La mostra si intitola Imperfezioni perché, come dico io, sarà banale dirlo, però per me la perfezione vera del mondo è l'imperfezione, quindi la diversità delle persone, quindi viva la cellulite, viva la diversità e viva anche la differenza minima che ci può essere tra qualsiasi essere vivente. Sono qui da Franca Pezzoli perché innanzitutto è un'amica da tanti anni, Alessandro Antonino, che è anche mio marito, espone da Franca da tanto tempo, quindi ne ho approfittato per fare una cosa bella, visitare una bella località e allo stesso tempo presentare il mio ultimo libro. Si chiama L'ottava vita, è stato il seguito di Cuore di gatta, è un libro che è uscito 2 anni fa, è stato un grande successo. Sono 2 libri, Cuore di gatta e L'ottava vita, i cui proventi servono totalmente a curare gli animali, perché sono un omaggio al rapporto che da sempre io ho avuto con gli animali e ho con gli animali, e allo stesso tempo sono un omaggio a coloro che mi seguono con affetto, perché sono raccontate anche storie di molte persone che mi hanno scritto in seguito a Cuore di gatta. Quindi L'ottava vita è per tutti coloro che credono che la vita non sia tutto qua.